Casabella 935, 936. Ciao a tutti amici e amiche, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di una bella rivista di architettura, più precisamente il numero 935-936 della rivista Casabella, che sfoglieremo insieme scoprendo quali progetti contiene. Questo numero della rivista è dedicato a un tema che interessa e riguarda tutti. La residenza. In particolare, vedremo diverse tipologie di residenze collettive realizzate in anni recenti e in diversi paesi del mondo. Con residenze collettive si intende quella vasta categoria di abitazioni in cui in generale è proposto un modo di abitare in cui il privato dello spazio di vita quotidiana si unisce e si mischia al pubblico dello spazio condiviso. Come sappiamo, il tema della residenza periodicamente torna in primo piano nell'agenda politica e nel dibattito architettonico. Il motivo è abbastanza semplice e anche condivisibile, e cioè che alcune delle città più apprezzate e innovative del mondo spesso non hanno un'offerta residenziale degna del loro nome. Sia in Europa che anche in Italia, trovare delle abitazioni adeguate può essere difficilissimo. E questa difficoltà oggettiva crea delle disuguaglianze sociali, perché chi potrà spendere facilmente si collocherà in una buona residenza, mentre per il crescente numero di persone che non ha a disposizione certe cifre, abitare bene nelle città sarà sempre più difficile. Eppure le città sono un luogo principale in cui abitiamo e in cui abiteremo in futuro. Si stima che nel 2100 oltre l'85% dell'umanità vivrà in una città. Ci saranno quindi crescenti gruppi e nuclei di persone che vivranno in città sempre più grandi e dense. Su questo dato si potrebbero fare molte valutazioni anche sul piano energetico, ma sicuramente emerge con forza un aspetto, e cioè che la residenza è un tema importante. Molto importante. Case che siano pensate per gruppi di persone che possono vivere bene a contatto, avendo però sempre i loro spazi intimi e privati che in qualche modo sono proprio la casa. Case funzionali, ma anche innovative, gradevoli e ben inserite nel tessuto urbano. Ecco una parte di quello che scopriremo nelle pagine di questo numero di Casabella. Iniziamo! La rivista si apre con due bellissimi disegni di Kay Fisher, architetto danese vissuto nella prima metà del Novecento e noto appunto per i suoi progetti residenziali. Subito dopo ecco l'articolo introduttivo scritto da Camillo Magni, che avvia il discorso sulla residenza che in questo numero della rivista è raccolta e raccontata tramite sei progetti di residenza collettiva, che come leggiamo dall'articolo sono anche sei storie narrative sulla casa. La prima di queste storie architettoniche, per così dire, prende vita a Dijon, in Francia. Qui è stato realizzato un progetto sperimentale sviluppato da Sophie Delay, che si basa sul concetto di stanza come cellula abitativa base, nonché come elemento modulare di tutto il progetto. Come afferma la stessa progettista, considerare l'abitazione come un insieme di stanze di identica dimensione, liberamente interconnesse, senza gerarchie e senza assegnazione, porta a una visione emancipata dell'abitare e delle relazioni umane. E questo è esattamente ciò che accade in questo grande edificio L, in cui ogni spazio è un modulo quadrato di 3,60 m per lato, cioè 13 metri quadrati. Questo modulo base è ripetuto 240 volte e forma diversi tagli di abitazione corrispondenti a monolocali, bilocali, trilocali e uno spazio comune con terrazza a doppia altezza. Ogni abitazione è quindi un raggruppamento di queste modularità e può essere arredata e organizzata in base alla volontà e al gusto degli abitanti. A seconda della posizione del soggiorno, ogni appartamento può incontrare tre diversi schemi: incrociato, diagonale o raggruppato, mostrando una flessibilità di adattamento di questi moduli davvero notevole. Tutti gli appartamenti poi dispongono di un terrazzo o una loggia della stessa dimensione delle altre camere. Esternamente, il condominio è molto leggibile per il suo rivestimento in lamiera metallica ondulata e per la regolarità delle facciate. L'edificio appare come una grande gradonata in cui il digradare delle testate è pensato per migliorare l'inserimento nel contesto circostante. Il prossimo progetto che scopriamo è invece in Argentina, a Buenos Aires. Il progetto è dello studio argentino Adamo più Faiden, che realizza un edificio in cui sei appartamenti triplex si sovrappongono a sette duplex per un totale di 5 piani fuori terra. Il basamento, come vediamo, è costituito dai parcheggi e si presenta come un piano terra leggermente ribassato su cui si innestano gli alloggi. La particolarità assoluta del progetto è che ogni alloggio ha uno spazio aperto privato, il che sembra impossibile visto l'edificio. In realtà ciò è effettivamente possibile perché nel caso dei duplex si tratta di un patio privato sul retro dell'edificio e diviso dagli altri da setti portanti. Questo spazio si trova piano primo, sopra i garage, e questo garantisce anche una certa privacy interna. Nel caso dei triplex invece è un tetto verde privato che si trova sulla sommità dell'edificio. Ogni alloggio ne ha uno privato, ma il risultato è una grande copertura verde. Esternamente, il volume è rivestito da pannelli metallici che si alternano a lunghe e rigorose finestre a nastro.
Torniamo ora in Francia per il terzo progetto di questa selezione. Stavolta siamo a Parigi e scopriamo una casa a blocco di 9 piani fuori terra, che ha la caratteristica particolare di avere 4 fronti liberi, nonostante l'edificio sia allineato alla cortina edilizia. Questa particolarità è sfruttata per ottenere un edificio molto compatto, con distribuzione centrale e soli 3 appartamenti per piano. Il prospetto sulla strada principale è reso riconoscibile da un ampio loggiato. Gli ultimi 2 piani invece sono arretrati, occupati da 3 ampi duplex che coronano l'edificio. Elemento che merita la nostra attenzione è il cemento pigmentato di rosso, che caratterizza l'esterno di questa architettura dandole forza e riconoscibilità. Il quarto intervento residenziale che vediamo è a Ginevra, in Svizzera. L'edificio nasce a seguito di un concorso e si presenta come un complesso di 3 blocchi residenziali di altrettanti piani. Questi blocchi hanno la stessa configurazione e sono solamente ruotati nello spazio in modo da formare una sorta di semicorte aperta verso la campagna. I 3 edifici così disposti sono comunque connessi da un semplice sistema di travi e pilastri, che ha lo scopo di dare unitarietà al complesso. In corrispondenza ai 3 prospetti più lunghi, le logge e gli appartamenti affacciano verso la campagna o sulla corte interna. Queste ampie logge rivestite di legno sono una sorta di spazio di filtro tra il soggiorno e l'esterno, e per certi aspetti sono un'estensione verso l'esterno del soggiorno stesso. I volumi sono realizzati con una struttura prefabbricata in cemento con tamponamenti in mattoni, quindi una modalità costruttiva relativamente economica. Il prossimo progetto è invece una residenza per studenti in Francia, a sud di Parigi. Anche in questo caso l'edificio nasce a seguito di un concorso vinto dagli svizzeri Bruder in collaborazione con lo studio belga Baukunst. Per chi di voi ha abitudine a navigare sui siti che raccolgono progetti di architettura, sono abbastanza certo non sia un progetto nuovo. In pianta l'edificio è una U, che completa un isolato a corte chiudendosi su un ampio giardino interno. Aspetto interessante è l'accostamento di diverse funzioni. Il piano a terra infatti ospita negozi e spazi collettivi a servizio della residenza. Questo piano è completamente trasparente e favorisce così la permeabilità tra interno ed esterno del lotto. Sopra di loro trovano spazio le abitazioni, divisi in 3 piani di residenze per studenti, mentre l'ultimo piano ha degli alloggi duplex. Nonostante il programma funzionale sia articolato, l'edificio ha un linguaggio molto rigoroso. Gli esterni, precisi e seriali, sono caratterizzati dal cemento armato che forma tutto l'edificio. È la stessa struttura in cemento, composta da travi e pilastri tondi, che disegna e compone anche il ritmo delle facciate, che sono semplici e rigorose. Anche per questo probabilmente la costruzione ha decisamente un carattere brutalista, nonostante si conceda volentieri a qualche colpo di stile, come nelle 2 magnifiche scale a chiocciola che collegano il cortile ai piani residenziali. La sesta e ultima residenza collettiva di questa selezione ci spinge nel cuore di Barcellona. Qui scopriamo un progetto che probabilmente anche più dei precedenti incarna il significato di residenza collettiva. Si tratta di un edificio che nasce nell'ambito di una più vasta operazione di rigenerazione urbana, in cui la popolazione ha avuto un ruolo importantissimo. Siamo davanti ad un edificio a ballatoio sviluppato attorno a un patio centrale e in grado di dare spazio a 28 abitazioni. In questo caso il patio rappresenta il cuore del progetto, oltre che lo spazio in cui avviene la vita comunitaria. Questo patio infatti è circondato dal sistema dei ballatoi, unisce gli spazi residenziali alle tante aree comuni. Altra nota interessante, il patio funge anche da dispositivo climatico per il controllo della temperatura interna attraverso una copertura mobile. A proposito di tecnologia costruttiva, l'edificio è costruito in 7 portanti di legno lamellare che poggiano su un basamento in cemento armato. Questo sistema costruttivo permette una grande flessibilità nell'organizzazione degli spazi interni, organizzazione che coinvolge quindi direttamente gli abitanti in un vero e proprio processo di progettazione partecipata. È anche per questo motivo che, come si legge dall'articolo, il risultato è un progetto che rappresenta molto più di un edificio residenziale, è il simbolo di un diverso modo di abitare. Andando avanti, troviamo un altro progetto residenziale, stavolta non più una residenza collettiva ma una spettacolare villa in Portogallo, tra le località di Aguda e Miramar. La casa è un unico volume monopiano, molto compatto, corrispondente a 1000 metri quadrati di superficie. Questo volume viene scavato da un grande patio centrale, una corte protetta e introspettiva che indirizza i movimenti degli abitanti all'interno della casa. Il linguaggio architettonico è scarno, volutamente laconico. Si sottrae a ogni forma di decoro, interno e esterno, ma non lascia nessun dettaglio al caso. In questo progetto tutto è studiato nei minimi dettagli e realizzato con una cura al particolare davvero sorprendente. Di questo progetto non sembra esserci traccia online, quindi ci accontenteremo delle belle foto che sono sulla rivista. L'ultimo progetto in cui ci immergiamo è un'altra casa singola, una villa, in Paraguay. Progettata dall'architetto Xavier Corvalan, la casa è come un periscopio adagiato su una collina.
È infatti una sorta di grande dispositivo che consente di esplorare visivamente il panorama collinare circostante, stando in un luogo protetto e sicuro. La casa in questo senso non ha delle vere e proprie finestre, ma grandi superfici vetrate completamente trasparenti, alternate a volumi pieni che sembrano sospesi tra il pendio collinare e il cielo. Buona parte di questi volumi, per dare l'idea di fluttuare in aria, sono sostenuti da sottili cavalletti metallici su cui poggia il solaio del secondo piano. In questo progetto, devo dire, non c'è stata alcuna timidezza nell'uso dei materiali. Pietra per i muri controterra, legno per il rivestimento del corpo superiore, alluminio per la copertura, acciaio per le strutture di sostegno esterne e ovviamente vetro per tutte le vetrate. Nonostante la superficie costruita sia di appena 300 metri quadrati, dalle foto abbiamo la percezione di uno spazio interno molto grande, pieno di luce, praticamente proiettato nel paesaggio naturale senza alcun filtro. Un progetto coraggioso e creativo che però, devo essere sincero, non mi ha esaltato. Penso sia almeno interessante di questo numero di Casabella. Non so cosa ne pensiate, se siete d'accordo, fatemelo comunque sapere nei commenti del video. Per chiudere, l'ultima parte della rivista è dedicata al famoso architetto modernista Sigurd Leverenz, nato nel 1885 e scomparso nel 1975. Nonostante sia stato un architetto di nicchia per molti professionisti che gli sono succeduti, è stato un riferimento assoluto, un progettista dal talento immenso, elegante e sensibile nelle scelte compositive, così come schivo e riservato nella vita quotidiana. Io stesso ho amato e amo molto alcune delle sue architetture, come ad esempio il negozio di fiori nel cimitero di Malmo, che tra l'altro Leverenz progettò all'età di 84 anni. Questa architettura mi è sempre sembrata un esempio straordinario di come anche da una funzione estremamente quotidiana, estremamente normale, possa essere ricavata un'architettura veramente straordinaria. Il suo archivio comunque è custodito in Svezia, suo paese d'origine, e conta oltre 13.000 disegni, tantissimi altri schizzi di studio e diversi oggetti. In queste pagine è presentata una mostra che è nata per mettere in luce il suo lavoro e gli edifici, talvolta veramente magnifici, che ha realizzato. E così siamo arrivati alla fine anche di questo numero di Casabella. Interessante, piacevole, soprattutto nella parte iniziale. Riguardo alle residenze collettive che abbiamo visto, infatti mi vengono in mente due riflessioni. La prima è che sempre più spesso, soprattutto online, si vedono progetti di architettura, più o meno di architettura, che ipotizzano colonie umane su Marte o che prefigurano città che nascono dal nulla in mezzo al deserto. Nei casi peggiori invece si legge che il nostro futuro sarà completamente virtuale, dal metaverso di Zuckerberg che non sta funzionando molto bene, alla realtà virtuale sempre più immersiva dei videogames. In realtà io penso che la vera sfida del nostro futuro, del futuro dell'umanità, sia vivere bene nelle città, vivere bene in luoghi fisici, concreti, spesso in grado di accogliere tante persone in poca superficie, ma senza mai perdere la qualità degli spazi. Qualità degli spazi che poi, come tutti sappiamo, determina direttamente anche la qualità delle nostre vite. Seconda e ultima considerazione, molto breve. Se l'abitare collettivo, come io credo che sia, è oggi uno dei temi più importanti e attuali dell'architettura contemporanea, beh, forse fa riflettere il fatto che in questo numero di Casabella non abbiamo incontrato neanche un progetto italiano. Non vi pare? Per oggi invece è tutto, amici e amiche. Io vi ringrazio di cuore per aver visto il video fin qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate dei progetti che abbiamo visto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!